Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo della malattia diverticolare del colon e lo faremo insieme al nostro carissimo professor Fabio Fornari, che è in collegamento con noi da Piacenza. Buonasera professore, ben trovato. Buonasera anche a voi, fa sempre molto piacere essere con voi in questa trasmissione, davvero molto interessante. Grazie ancora per l'invito. Professor Fornari, il piacere è nostro di averla qui. Quindi, la diverticolosi del colon, professore, è molto frequente ed è vero che ha caratteristiche diverse nei paesi orientali e in quelli occidentali? Certo, la diverticolosi del colon è una patologia molto frequente, molto diffusa nella popolazione generale. Pensiamo che nei paesi occidentali la prevalenza arriva fino al 45% dei residenti. Nei paesi occidentali i diverticoli, nella stragrande maggioranza dei casi, quasi 100%, sono localizzati al colon sinistro, al sigma. Cambia invece la localizzazione nei paesi orientali, fra i cinesi, fra i giapponesi, dove la localizzazione prevalente è al colon destro. Il problema fondamentale è che in una percentuale non frequentissima, 4-15% dei casi, la malattia diverticolare si complica con una diverticolite e vedremo che questo è un problema clinico importante. Per quanto riguarda uomini e donne, professore, come si distribuisce tra i due sessi e in quali sono le età in cui maggiormente la troviamo? La diverticolosi del colon ha una prevalenza maggiore nelle donne e come si vede dalla diapositiva, aumenta questa frequenza della patologia significativamente dopo i 60 anni. Vedete che nelle femmine, addirittura dopo i 70 anni, raggiunge quasi l'80% dei casi, meno frequente, lievemente meno frequente negli uomini, però anche qui la prevalenza aumenta dopo i 60 anni. Quindi è molto molto frequente questa patologia. Per quanto riguarda le immagini, quindi le immagini endoscopiche e la coloscopia virtuale, queste immagini è vero che sono emblematiche? Certo, anche qui vediamo l'immagine che ci dimostra come nel lume del colon a sinistra ci sono queste specie di cavità che identificano punti diverticoli. Nella colonscopia virtuale le frecce indicano proprio i diverticoli e si vede molto bene queste piccole estroflessioni che stanno a dimostrare la presenza di una malattia diverticolare del colon. Ma anche in ecografia quindi sono così ben visibili oppure no? Sì, in ecografia i diverticoli si vedono soprattutto quando noi abbiamo una diverticolite, però in alcuni casi, e lo vediamo nella immagine sia a sinistra che a destra, la freccia ci sta proprio a indicare questa zona che noi chiamiamo iperecogena, cioè bianca, che sta ad indicare la presenza di un coprolita, cioè di un piccolo residuo fecale che diventa quasi una pietra che si identifica appunto bloccato all'interno del diverticolo. Ma come si forma un diverticolo? La stipsi può esserne la causa? Beh, generalmente non è un problema di stipsi, come abbiamo visto, è un fatto di sesso femminile prevalente, di sesso maschile. E ci può essere poi, ci sono tutta una serie di problematiche correlate all'alimentazione e ad una ereditarietà. Il diverticolo è un'erniazione, un'ernia della mucosa intestinale che si approfonda nello strato mucoso della parete del colon nei punti di minore resistenza, cioè nei punti dove si inseriscono le strutture vascolari. Non è tanto in causa la stipsi, dicevamo, ma soprattutto un certo tipo di alimentazione, in particolare un'alimentazione povera di fibre. Ma nel dettaglio, come si forma un diverticolo? Ecco, anche qui nell'immagine lo vediamo molto bene. Si forma questa, vedete in alto a sinistra, il lume del colon, la mucosa, la sottomucosa, lo strato muscolare, e vedete come la mucosa via via si approfonda fino nella parte più bassa a formare questo diverticolo. Il rapporto con le strutture vascolari lo vediamo molto bene in ecografia.
in alto abbiamo tutta la parete dell'intestino e poi si forma il diverticolo proprio nel punto dove la mucosa si può approfondirsi, perché è un punto di minore resistenza, dove appunto ci sono le strutture vascolari. Quindi, professore, la malattia diverticolare del colon può complicarsi e diventare quindi una diverticolite. In pratica, che cosa accade? E appunto, come dicevo, il problema è che nella stragrande maggioranza dei casi la malattia diverticolare del colon è completamente asintomatica, cioè il paziente se ne accorge o perché fa una radiografia o perché fa una colonoscopia. Ma succede che le feci vengono intrappolate all'interno del diverticolo, portano alla formazione, appunto, come dicevo prima, di queste pietre fecali che bloccano, che ostruiscono il diverticolo stesso, quindi ne danno una sofferenza ischemica, addirittura microperforazione e infiammazione. Un dato molto recente, molto interessante, è che sappiamo all'interno del nostro intestino abbiamo miliardi di germi, la flora microbica intestinale differisce dai pazienti con diverticolite rispetto a quella con diverticolosi non complicata, quasi ad indicare che la flora microbica abbia un ruolo importante. Quali sono quindi, professore, i fattori che favoriscono la diverticolite? E anche qui ci sono degli studi molto recenti, molto interessanti, che riguardano gli stili di vita. In particolare abbiamo detto i fattori genetici, certo, c'è una predisposizione genetica. L'aumentato apporto di fibre riduce le complicanze, ma deficit di vitamina D, obesità, una dieta troppo ricca di calorie, una vita sedentaria, anche questo è dimostrato che un'attività fisica importante riduce la comparsa di diverticolite, consumi di antinfiammatori, non steroidei, ma anche il fumo, incrementano il rischio di diverticolite. Bene, professore, entriamo adesso nel dettaglio dell'argomento. Quali sono i vari quadri clinici che si possono riscontrare? Ecco, nella grande maggioranza dei casi abbiamo detto parliamo di una diverticolosi asintomatica, uno se ne accorge così per caso facendo qualche esame di indagini, come abbiamo detto, o radiologico o endoscopica. Ma la vera e propria malattia diverticolare, che interessa circa il 10% dei casi, al massimo il 15%, è proprio un quadro con dei sintomi legati alla presenza di diverticoli, cioè dolori addominali, irregolarità dell'albo, presenza addirittura in qualche caso di muco e di sangue nelle feci. Fino ad avere, per fortuna molto più rara, la diverticolite acuta, cioè la condizione in cui il diverticolo si infiamma, e qui parliamo di malattia diverticolare complicata. Per quanto riguarda gli esami di laboratorio, quali sono quelli più importanti? Beh, ovviamente quando noi sospettiamo una infiammazione del diverticolo, tutti gli esami che ci indicano la presenza di flogosi di infiammazione, quale la proteina C reattiva, qui rappresentata dalla sigla PCR, è il marker ovviamente più affidabile e correla con la severità della diverticolite. Più alta è la PCR, più severa è la diverticolite. Ma c'è anche un altro test, meno utilizzato, ma molto sensibile, molto specifico, che è la ricerca della calprotettina fecale. Questo ci monitorizza l'efficacia della terapia e ci differenzia. Questo SUD è la sigla internazionale per dire malattia diverticolare sintomatica non complicata, e ce lo differenzia dal semplice colon irritabile di cui in una trasmissione precedente abbiamo ovviamente parlato. Sì, professore, ma per una diagnosi di diverticolite acuta è meglio secondo lei una TAC o un'ecografia? Beh, le due metodiche si equivalgono. È certo che l'ecografia la puoi fare immediatamente alla letto del malato in pronto soccorso e ti può dare, e quindi rappresenta il primo gradino, il primo step della malattia, per la diagnosi della malattia. Certamente sono tecniche complementari. La TAC ovviamente va fatta nella diverticolite, nella malattia diverticolare complicata, perché è più sensibile, leggermente più sensibile all'ecografia, ma l'ecografia è più semplice da fare.
Quindi a proposito di ecografia, noi abbiamo proprio un'immagine di un esame ecografico in cui si vede un tipico esempio di diverticolite acuta. Vediamola, professore, vediamola insieme. Sì, questo esame, questo è un quadro veramente clamoroso di diverticolite acuta. Vedete come c'è scritto? Infiammazione del grasso pericolico, cioè la parte bianca attorno al diverticolo. Si formano in questo caso dei veri e propri ascessi attorno alla parete dell'intestino. Il diverticolo è presente, ma soprattutto il segno indicativo è questo ispessimento della parete intestinale, cioè questo accerchiamento, diciamo, ipoecogeno, cioè nero, tutto attorno al colon. Questo sta a testimoniare un ispessimento della mucosa che è fortemente infiammata. Ecco, visto fra l'altro, professore, l'altissima incidenza di questa malattia sulla popolazione, sarebbe veramente interessante per i nostri telespettatori che lei ci dicesse quali sono le raccomandazioni terapeutiche proprio per la diverticolite. E certo, è molto importante, dicevamo, anche come prevenzione delle complicanze, gli stili di vita, l'alimentazione, non fumare, eccetera. Nel caso in cui noi non abbiamo una semplice diverticolosi non complicata, è inutile fare dei farmaci, perché questi non riducono il rischio di recidiva. È molto importante, come ho già detto, un'attività fisica intensa che riduce il rischio di complicanze, e soprattutto i pazienti, una volta che hanno avuto anche un episodio di diverticolite, mentre in passato si pensava dovessero andare incontro a un immediato intervento chirurgico, oggi in realtà si fa una terapia conservativa. Parliamo adesso, professore, di prevenzione, quindi che cosa consiglia ad un paziente per evitare l'insorgenza di diverticolite acuta? Beh, allora, noi parliamo in questo caso di prevenzione primaria e di prevenzione secondaria. La prevenzione primaria è quella che interessa i pazienti che non hanno mai avuto diverticolite, cioè che hanno una malattia diverticolare del colon ma non hanno avuto la complicanza infiammatoria. In questi casi, come ho già accennato, è importante una dieta ricca di fibre, anche farmaci come rifaximina e mesalazina, che sono in parte antinfiammatori, in parte antibiotici, hanno una discreta efficacia per prevenire la comparsa di diverticolite. Professore Fornari, quali sono i rischi di recidiva della diverticolite acuta e come prevenirla? Parliamo quindi di prevenzione secondaria in questo caso? Certo, prevenzione secondaria, come in tutte le patologie, è quella per cui noi preveniamo cerchiamo di prevenire un successivo episodio di diverticolite e quindi evitare la recidiva. È pari al 36% a 5 anni, quindi i pazienti che hanno avuto una diverticolite hanno un alto rischio di avere una recidiva. Hanno un rischio aumentato di avere poi una diagnosi dei sintomi da colon irritabile. Anche qui, tutto sommato, dieta ricca di fibre, probiotici, non sono abbiamo parlato prima della flora microbica intestinale, ma i probiotici che tanto si usano non è che poi modificano più di tanto il quadro clinico, efficacia parziale con la mesalazina, che è un antinfiammatorio del corpo. Professore, per concludere, per tutti quei pazienti che hanno già sofferto di diverticolite acuta, è sempre necessaria la chirurgia? Ecco, appunto, come dicevo, negli ultimi tempi si cerca di procrastinare o di evitare, anche nella fase acuta, un intervento chirurgico, perché questo può rappresentare spesso un intervento chirurgico molto impegnativo e anche invalidante se, per esempio, facciamo una colostomia, il famoso sacchettino che si vede sull'addome. Quindi questo, se si può appena, si cerca di evitarlo. Allora si va a fare un trattamento della diverticolite acuta, rifaximina, mesalazina, ma anche digiuno, alimentazione parenterale, e si va a fare eventualmente una chirurgia di elezione, cioè una volta risolto il fatto acuto si interviene, ma con molta più calma, con molta più tranquillità, evitando interventi che siano molto lesivi dell'integrità del paziente. Beh, professor Fornari, il suo intervento qui è sempre prezioso, lei è veramente rassicurante e preziose sono le informazioni che lei ci dà, grazie. Grazie a voi, grazie ancora, buonasera.
E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Io vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.